Che tu, invece, tu invece l'hai interpretata molto seriamente. Tu hai spizzato la live. No. Sì. Scusa, ma vabbè, fa come te pare. Buonasera a tutti voi, boys and girls. Buonasera. Come state? In questa uggiosa sera estiva, non è uggiosa, in questa calda, erotica sera, no, neanche quello. Perché dico tutte queste cagate? Devo controllare che cosa c'è qui. Si è materializzata una piccola mongolfiera proprio dinanzi alla mia sbirramide suprema paranoica. È bruttina, quindi bisogna esaminarla. Vediamo. Allora, c'è un libretto dentro con una X sopra. Mi sembra un classico messaggio questo, Guardo il sole e son alto. Ma è un indovinello? Un indovinello? Chi è che si è messo a fare un indovinello? Anch'io sono partecipe, ti prego, dai, fammelo fare anche a me l'indovinello. Allora, guardo il sole e sono alto, giallo e dorato. Su una sola gamba mi poso, cosa sono? No, scherzo, non lo voglio più fare io. Un uccello. Io lo so. No, no, per favore, silenzio, Anna, silenzio tutti. Vai in Giappone, vai. Bene, sono contento. Adesso vado un attimo a prendere il mio amico. Allora, amico mio, dove ti trovi? Mi trovo nel posto. Sì, vengo nel posto? Sì, sì. Ok, ci penso io. No, io, ma sei imbecille, non riesco ad uscire. Adesso ci riuscirai, stai tranquilla. Ma non ho niente per uscire, cretino. Ti aiuto a strela, è lì proprio. Ok, lo rompo tutto, non me ne frega, basta. No, eccessivo. No, che rompipalle che sei, Anna. Sono di nuovo dentro. Ma tutto tippato, ma streccato! No, strema, allora sei deficiente di nuovo! Ma è come? Guardandola! No, ma non arrangiate con lei! Voglio sentire niente, Scemi! Dai, on, dai! Aspetta, dovresti essere qui se mi ricordo bene. Sì, eccoti. Sto proprio. Sei questo? Sì, sono questo qui. Ma te come facevi a sapere dov'era? Perché io prima me lo sono venuto a cercare. Cosa faccio secondo te? Me lo lascio da parte. Ma scusa, ma perché sei conciato così? A lui lo vai a cercare? No. A lui lo vai a cercare? Andiamo via, a me mi mandi a morte certa e non te ne frega niente? Non ti ho mandato a morte. E se streccato non fosse stato lì, perché è stupido. Però sono stupidino, è vero. Io ti avrei salvato. Cico, ma vuoi venire? No, via, devo prima confabulare proprio. Qui dobbiamo confabulare. Sì, è il posto segreto, solo l'avessi detto a tutti. Cioè, proprio palesemente a tutti. Guardate, no, dobbiamo qui andare nel confessionale. Vabbè, anche questo, guarda, l'ho allestito. Vabbè, al diavolo. No, non mi piace. Scusa, una domanda, ma come ci arriva Cico al confessionale se non può muoversi a momenti? No, no, ragazzi, no, si muove, solo che non vede. Segno. Vieni, qui, così, vieni. Ma ci vede? Sì, sì, è una meraviglia. Mi vedi a me? Sì, sì. No, ma male, malissimo, Lion, malissimo. È successo il peggio del peggio proprio. Narrami. Allora, sto guardando di lato perché vedo dal buchino, vedo solo così. Allora, allora praticamente è successo ciò. E non sono rimasto. Ma scusa, prima di tutto, perché sei conciato in questa maniera? Ma poi sei tu? Come faccio io a sapere che sei tu? Oh, so io, qua un pugnazzo ti do. Magari sto parlando con lei, magari sei venduto veramente alla come rapitrice. Fa, come fai? Sei così sincronizzata? Vedi, sono io. Ragazzi, ho letto che il libro ha due pagine, tranquilli, adesso ci pensiamo. Ok, dalle mani sembri tu. Sì, vedi anche la testa, qui, nome qui è tuo. Sì, le chiappe sono le tue, okay, fa vedere davanti. Ok, non c'è niente, sei tu. Perfetto, sono io. No, ricordati che tu sei stato inviato lì per verificare che non ci fossero persone della nostra conoscenza che stavano collaborando con la rapitrice nostra sconosciutitudine. Tieniti forte, tieniti forte, hai qualcosa per aggrapparti? Sì, sono seduto, sedutissimo io. Allora, ho scoperto una cosa che non ti farà piacere per niente. Sopra di me c'era praticamente qualcosa. Streccato, vero? No, allora, c'è un passaggio. Quel porco di streccato. Due nomi ho visto. Vado a picconarlo a sangue. No, fermo, torna qui. Allora, non è streccato? Allora, fermo, fammi dire. È streccato, sto andando a picconarlo. Niente, allora, prima è il pagamento però. Beh, no, ieri sei già stato pagato. Oh, hai detto ogni volta che trovi informazioni paghi. Ma ieri era il primo pagamento per queste informazioni. Ho scompato tutta la parla, notte. Parla, ti ammazzo, No, guarda, mi fai un favore, così mi togli sta capoccia qui, dai, ti prego, un pagamento. No. Un piccolo, allora, ridammi il binocolo perché me l'ha tolto di mano. Non ho più amici. Ti do un lingottino. Bene. Dai, allora, parla. Ho visto... Te lo dico? Te lo sei rolto? Sì. Alex proprio. Alex Naus, il Pucci. Era lì ma sopra. Hai visto lui? Non ho visto il nome.
Il nome, beh, il nome. Perché sono nello scapuzzino permanentemente. Allora, praticamente, se tu, con gli occhi riesci a vedere i nomi comunque. Certo, certo, certo. Specialmente dal buio, dal nero, si vedono bene perché fanno contrasto, no? Oh, no, no, attraverso il nero non si vede, però se guardi dagli occhi sì. Allora, sono sicuro che era lui e sono sicuro che stava parlando con lei perché erano a questa distanza. Che avevo così. Però un po' lontani da me, ma sono sicuro perché ho tutto zoomato. Bene, 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 bene. C'è voluta la vita, dice anche porca noi. Miseria. No, non dico allora, nulla, cioè. Non vi posso rivelare tutto ciò che mi ha detto. Però vi dirò i che dettagli, almeno. Ha baciato la rapitrice. Oh no, che schifo. È stato però costretto. Poi quando ha aperto gli occhi in realtà non era la rapitrice ma era Alex. Oh mio Dio, ancora peggio. Come sulla Alex. Bocca, eh? E Cico mi ha detto che gli è piaciuto pure un po'. Sì, sicuramente. Ma come? Ma scusa, poi che cavolo ci faceva Alex lì? Beh, allora. Beh? Ha schiavizzato anche Alex. Non sto capendo il gioco. Secondo me Anna stava spizzando la live. No, perché tu hai detto che Ale, che Cico ha baciato Alex. Ma se Cico era rapito dalla rapitrice, mi dici Alex la c'è già lì? Anna, hai spizzato la live? No, ovviamente! Dove stai andando? Io? Sì? Ma arrampico di continuo, lo sai, ho paura dei mostri! Secondo me tu hai spizzato la live. Allora, scusami, ma ragiona insieme a me. Cico è stato venduto, è rimasto in uno sgabuzzino 24 ore. Come ha fatto a baciare l'Alex? Ma con Alex. Ma secondo te non era una battuta, scusa? Ma poi con Alex, poi manco fosse l'ultimo. Che e tu invece l'hai interpretata molto seriamente. Tu hai spizzato la live. No. Sì. Scusa, ma vabbè, fa come ti pare. Secondo me Anna non ha fatto niente. Sta fica naso, guarda, veramente. No. Vabbè, comunque. A proposito, c'ha il Pucci dietro. Perché? Oh, oddio, che paura, Cioè, posso io, Alex, ciao. Stavi spizzando la live? Forse, ma io ho ricevuto un messaggio. Ok, ottimo, ottimo. Anche Anna, secondo me, stava spizzando la live. No. Però, tuttavia, facciamo finta che voi non abbiate sentito niente. Invece, vediamo un po' di rileggere questo libretto e di leggere anche la seconda pagina. Ragazzi, vi ho letti, non vi preoccupate, vi leggo sempre. Stavo solo prendendo tempo. Seconda pagina, spoiler, la tua fine. Ok, perfetto, magari se non la leggevamo sarebbe stato anche meglio, però era meglio, sì, avrebbe fatto il rumore più alto. Ma che c'entra quella pagina con l'indovinello a cui allora, vorrei ancora dire la cosa? Poteva anche essere il pappagallo di questo imbecille, effettivamente. Vabbè, però, non è dorato. Non è dorato, infatti. Comunque, avete probabilmente ragione voi. Dovrebbe trattarsi del girasole, credo. Ho capito, ma non è che ce n'è uno in tutta la valle. Infatti questo è un piccolo problema. Cioè dobbiamo cercare un girasole. Dove lo troviamo un girasole? Cioè, sono davanti alla piramide, ce ne sono almeno 20. Continuando siamo ancora. Siamo lontanissimi dalla piramide. Qua siamo dove abbiamo ucciso Alex. Lì c'è il letto della mole dove abbiamo ucciso. Bei tempi. Se c'eravate, scrivete hashtag io c'ero. Oh, manco. No, ma cioè, guardate dove stiamo andando a finire. Forse siamo arrivati. No, aspetta, fermo! Allora, la croce che te la legge, che se segui un percorso fatto dal nemico, più o meno lì fai Filippo Valbaretto. Potrebbe succedere un trappolone. Sì, allora, devo scegliermi. Devo scegliermi un. Ma tu sei diventato un lombrico, Alex, per un po', In che senso lombrico? Stava strisciando male. Ah. Allora. Ci sono. Ah no, due cuori, male. Vieni sotto. Sono sotto, dai, scendete amici, non mi lasciate solo, mi sento in pericolo. Oh, hai sbagliato un pochino più là. No, sta piovendo, no, sta piovendo. Non l'hai quanta vita hai? No, adesso sono a posto, ho 7. Era proprio una trappola. Ah no, è monio 5. Ma no. Di che sei morto? Ma di infatti, c'è boh. Sono onesto. Ammazzalo finché non si sta rompendo l'arco, ti si sta rompendo l'arco, ti ma si non sta è vero, ma è a metà, ma ho deficiente. Scusa, cioè, è poco, è tanto comunque. Ma siete difficili, ma che malattia è oggi? Quindi sei dall'inizio quando mi ma lascia perdere piadine, scendi! C'ho l'arco a metà, perché mi hai detto ti si sta rompendo l'arco? Per farti smettere di perdere tempo con piadina! Ma sei impazzita! Perché? Sembra un club privato qua sotto. Accesso vietato ai non membri. Quindi c'è effettivamente una fondazione. Sì, sì, non sono un membro, non sono. E come entriamo allora? Allora, il simbolo è un girasole effettivamente. Perché c'è dentro qui. Okay, io lo prendo. Ok, stre. Io non sono un cattivo, vi prego. Cosa ne pensi dei girasoli? Sono molto belli. Eccolo lui. Però preferisco altri fiori. Non è vero. Tra quelli che ci sono su Minecraft? Sì, tipo le margherite. Puoi entrare solo se fai parte dei. E c'è una parola, poi un'altra parola corta e poi un'altra parola. Quindi tipo
palle dei cammelli. Non lo so, non cioè non qualcosa... penso sia ma che cavolo si nome? Si chiamano proprio così. Guarda, questo immagini... nome lo rubo già. Cammelli non è, non va bene. Però palle, no, neanche no, palle. Neanche palle. L'epoca del faraone Lion è giunta al termine. Ah, hai già troppi nemici. Quindi è vero. Gravissimo. Ma quanti nemici, scusa? Cioè, c'è la rapitrice, poi? Altri a quanto due, pare sicuro ce ne sono altri. E guardate qui, e guardate qui, oh, che cos'è? Figata, però. Ma cos'è? Una biga, più veloci schiavi. Guarda, guarda come si fa tirare questa biga. Qua ci dovrei stare io, voglio, voglio anch'io questa cosa qui, comunque. No, ma no, no. Fa stile, però, scusate. Ti tiriamo nota, noi, voi. Prendete nota, vai, vai. Poi faccio gli screen. Il faraone si è fatto un potente nemico e farò di tutto pur di prendere quella corona che ho sempre desiderato. Secondo me è Anna, io lo dico. Cioè, mi sembra anche Anna da come scrive. È vero, volta sembra molto però Anna non schiavizza, infatti. Tanto alla fine per lui siamo tutti dei sudditi incapaci. Bene, a breve vedrà di cosa sono capace io. Credo che questa cosa qui sia una sorta di... non è una minaccia, cioè è come se vi stesse dicendo che io vi schiavizzerò in questo modo. Ed effettivamente quando ho visto questa cosa la tentazione mi è venuta. Cioè, come dire, guardate bene questi omini, tra non molto ci sarete voi al loro posto, nel senso che noi io ti daremo la libertà. Aspetta, guarda però, lì c'è il banner suo. Mi sa che questo qui è il collaboratore di Anna. Se ne ha uno, non lo so, magari a lui è vero, va a distrizzare. Quel libro sembra scritto da due persone a momenti. Infatti, no, secondo me il banner l'hanno messo perché giustamente hanno solo quello. Cioè non è che possono mettere il mio là sopra. Quindi però penso che comunque è una campagna sì di reclutamento anti me, cioè si sì, capito. Cioè non andate col faraone Lion perché lui però mi vuole schiavizzare, senso, E qua l'altro banner girasole. Questa è la camera da pranzo. Vabbè, per una partata da patata egizia qua, la patata egizia sinceramente. Patata egizia, buona. Ragazzi, allora, chips laioniche. Oh, chips le chips serie queste. Meglio della patata egizia. Di brutto. Vorrei dire, mi sembra molto meglio, Resti di doni, io sto zero niente. Zitto, Alex. Resti del vecchio faraone. Ma piadina al formaggio tuoi faraonica. Cosa? No, posta, piadina. È palese. Dai, orsetto. Ah no, aspetta, forse c'è qualcosa per tutti. Vuole accontentare tutti? C'è il pollo reale per Alex, faraonico. Oh, no. C'è l'orsetto gommoso, suppongo per Strecato questo. La patata egizia non so per chi sia. I resti del vecchio faraone non so chi vorrebbe mangiarseli. La piadina al formaggio, piadina. Però c'è un dubbio. C'è un dubbio. Io ho un dubbio qui. Di solito chi si mette a capo tavola? Il capo famiglia. Insomma, il capo. In questo caso il capotavola potrebbe essere sicuramente non di lato, o qui o qui o entrambi. Oh no, no, ma è una coppia. No. Il pucci e il pipì no, non potrebbe essere. Il cibo, non ci credo. Cioè piadina ce l'ha nel sangue di tradire, ma io no, cioè voglio dire. Tutto è vero, ma tu ascolti un gatto. Richiedo un immediato consulto in privato, eccola subito qua. Allora portatemi questi due immediatamente e andremo, bene, arriviamo al confessionale. Come mai Chico afferma che durante il suo soggiorno forzato come schiavo e ostaggio della rapitrice dice di aver visto il tuo nome vicino a quello della rapitrice? No, è impossibile, non è spiegabile questa cosa qua, è impossibile. Sei passato in prossimità della zona della guerra durante il pomeriggio di oggi? No, non credo proprio. Questa sarebbe l'unica spiegazione per salvarti. Sì, ma non sono passato là e non sono andato là. Secondo me te l'hai immaginato. Se non sei il mio passato nome, lì, stai mentendo. Ti giuro che se lo sarà immaginato, io non se lo è immaginato. Giuro, Lion VGF. Non ti credo. Oh mio faraone, la prego di credermi. Allora, ascoltami bene. Io ti avrei potuto esiliare. E avrei dovuto esiliarti. E non l'ho fatto. Infatti io sono fedele a te. E io non ti credo. Secondo me sei la merla. Ma non ho mai fatto niente di male. L'ho fatto sempre quello che lei voleva. Secondo me Chico non ha mentito. Perciò stai mentendo tu. Se tu mi avessi detto sì, sono passato da quelle parti, forse ma stavo andando da qualche parte, io ti avrei anche forse creduto. Ma tu, là, che giuro, sei anche stupido, hai detto no, io non sono andato là. Per cui stai mentendo. Allora, ti ricordo che io sono lo stupido che non riesce a giustificarti. E comunque non sono andato là. E allora stai mentendo, perché se Chico ti ha visto là vuol dire che tu là ci sei andato. E se tu ci fossi andato senza un motivo, taci. Se tu ci fossi andato senza un motivo particolare malvagio, l'avresti detto. Il fatto che tu non lo vuoi dire vuol dire che stai mentendo e hai qualcosa da nascondere. No, per non tirare. Devo nascondere niente. No. Ah! Aiuto. Ti viene in mente qualcosa da dire? No. La prego. Oh, grazie.
il mio sederino. Ritorna. Non mi abbiamo finito. Immediatamente. Eccomi qua. Allora, spero che quella bruciatina al sedere possa aiutarti a scioglierti la lingua. Dimmi un po', per la seconda volta, come mai Cicco ha visto il tuo nome? Ma magari sono passato lì, ma neanche me ne sono accorto. Non posso dirle che. Cambiamo cose la che versione adesso, eh? Non voglio cambiare la versione. Diciamo che stiamo andando in giro per poter fare magari una sorpresa alla signora, alla sua maestà. E non volevo dirlo. Ecco. Questa mi sembra una bugia. Ma no, di proporzioni atomiche, nucleari, Non è vero. Ripenso a tirarle alla leva, sai? Oh, no. Le dico quello che avevo in mente, però non è più una sorpresa se glielo dico. Sentiamo, vediamo un po' se è una cosa credibile o meno. Allora, come tutti i sovrani che si rispettano, abbiamo delle leggi, no? Io le volevo fare, tipo il Tempio dei Re, capito? Quello, tipo quello... Come si dice? Quello Egitto, quello con i re fuori. E ci mette una sua statua. E la statua della signorina First Lady Anna. Con la faccia di Anna. Guarda che non ti sto credendo, eh. Buonanotte a tutti. Ci vediamo domani sempre alle 19. Domani sarà una giornata dura per il faraone Lion. Dovrà punire gli infedeli. E buonanotte. Lion out.